Benvenuti ragazzi sul canale PG Passione Games, buon lunedì, buon inizio di settimana, io col mio canino che si allontana, continuiamo la storia in questa, diciamo, nostra avventura, lunga avventura nel mondo magico, fatato e misterioso di Hogwarts Legacy. Allora, nell'ultimo episodio mi ero ripromesso di capire come si poteva andare avanti con la missione, possiamo fare la missione principale come appunto vi ho appena detto, ma avevamo da poter andare, diciamo, finire la nostra missione, magari la finiremo in un secondo momento andando a parlare con il dov'è qui il, dovevamo finire questo, le peripezie dell'elfo domestico. Abbiamo trovato, dobbiamo dare una brutta notizia a Tick perché il suo amico l'abbiamo trovato, Tops, l'abbiamo trovato morto. Però ragazzi, ci abbiamo la missione disponibile principale, quindi banda alle ciance, seguiamo la missione principale parlando con Amit. E quindi torniamo un po' dentro quella caverna e vediamo che appunto ci siamo quasi. Questo salto qui, secondo voi va fatto o no? Mi smuso? Io lo fo. Infatti non mi sono smusato. Quindi siamo usciti dalla caverna e si va a parlare. Foresta proibita, escisci. Allora ragazzi, come appunto vi ho detto anche nell'ultimo episodio, noi porteremo a termine questa nostra avventura di Hogwarts e poi valuteremo che cosa incominciare. Tanto parliamo con Amit. Dov'è questo? Mille me. Qui siamo usciti dalla caverna, quindi diciamo che intanto ci sono anche altri personaggi. Sapete che a me piace fare un po' a botte. Dov'è Bracconiere? Dov'è Bracco? Non lo vedo. È davanti a te. Non lo vedi? Eccolo laggiù. Dov'è? A me piace fare a botte. Eccolo qui. Camo. Dicevo appunto, a me piace fare un po' a botte, anche perché prendendo qualche punto di esperienza riusciamo ad avere anche la possibilità di aumentare di livello. Intanto noi abbiamo il nostro baule colmo e quindi ce ne sono dell'altri, ma sono su sotto, sai, sono le rospice, sono su qui sotto, quindi lasciamoli perdere. Come giustamente ha commentato il nostro amico Gabriele, che saluto perché è sempre presente nella, diciamo, nei video, effettivamente le luci sono veramente veramente belle. Tanto però aumentiamo l'audio del gioco, scusatemi, me ne ero dimenticato. Allora andiamo avanti, attraversiamo questa bella, diciamo, foresta. Allora, oggi cerchiamo di fare questa missione principale, continuiamo la nostra storia principale, siamo quasi alla fine, ve lo dico, e poi vediamo se si dà la brutta notizia all'amico. Qui c'è tutti i ragni, occhio perché qui ci sfondano, qui si incontrerà qualche ragno, di sicuro, no, per ora non c'è niente, gente, questi qui sono amici. Anche se ogni tanto c'hanno una ghigna. Effettivamente è molto bella anche l'atmosfera. Ora, io non l'ho più giocato con le cuffie ed è un peccato. La dicevo appunto, noi siamo in attesa. Io come canale sono in attesa. Ecco, ci sono altri mascalzoni sulla nostra strada. E dicevo, siamo in attesa di altri della, diciamo, della new entry nel Game Pass. Sto parlando di, ma qui sono ragni, niente, ragni non li voglio. Dicevo, nella new entry, che sarà appunto l'avventura di Indiana Jones, e appunto sarà una nuova serie, anche se ho intenzione di, a seconda di quando finiamo questa serie qui, di giocarci
l'avventura con un titolo, uno dei titoli presenti sul catalogo del Game Pass di Resident Evil. Volevo provare il capitolo 3 perché il 2 l'abbiamo già portato, anche se di fatto abbiamo portato solo una esperienza, nel senso un capitolo, un piccolo capitolo. Cosa sono questi? Ah, eccoli. Ma sono dall'altra parte, troppo lontani. Riuscirà a venire qui? Incendio! Che ne dici di finire quello che abbiamo iniziato? Però ce la andiamo a prendere. Ti proteggo! Un trucchetto! Come dico io, tutto fa brodo. Ecco, siamo a Hogwarts. Quattro morti di fame. E ora che combini? Allora possiamo prenderla. Aio! No! E c'ha l'occhiale argante. Si fa prima. E adesso la torre. Non ci posso entrare. È lì, eh. Porca mignon. Devo scendere. Non posso atterrare. Perché? Cavolo, de però. È lì sopra. Non posso atterrare, devo andare lì sopra, va bene, dai, va bene, scendiamo. Qui no. Ma dove mi fa andare? Ma guarda che cacchiata. Mi fa entrare da lì, non c'è un'altra via. Perché non mi faceva atterrare? Che bella. Sinceramente non l'ho capito. Devo andare per forza su. Anche se quasi finivo schiacciato da uno striller.
quando vi chiedo. Quindi alla fine non ti arrivo. Eravamo prima, sulla torre. Vai. I'll be weak, Sarah. C'è un baule. Ma dove era il baule? Revelio! I negozianti mi adorano. Di cosa sono? Mi eravamo lì, eravamo. Guardate i posti, come sono rappresentati bene le strutture, qui stessa scala di legno. Da quando Black è preside, Hogwarts non è più la stessa. Per fortuna. Devi provarlo. Lumaca! Eccoci. Revelio! Ciao! Ciao, Amit. Se non ricordo male, tu parli il goblinese. Sì. No, cioè, no, non ricordi male. Lo parlo. Per caso ha a che fare con il goblin con cui parlavi a Hogsmeade? Mm. Sì. Il suo nome è Lodgok. Il tuo aiuto ci farebbe comodo. Mi sta aspettando vicino a una miniera dei goblin. Mi dai una mano? Ma certo! Che emozione! Voglio dire, potrebbe essere pericoloso? Credo voglia solo mostrarmi qualcosa che ha a che fare col goblinese. Se ti rincuora, è un amico di Sirona. Bene, buono a sapersi. Se Sirona si fida di lui, mi sento più tranquillo. Hai mai parlato direttamente con un goblin? Incredibile a dirsi, ma no! Poter conversare in goblinese con un madrelingua è un sogno che si avvera. Sono curioso di scoprire le sfumature di pronuncia e intonazione che potrebbero essermi sfuggite, essendo io un autodidatta. Hai detto che conosci il goblinese, ma quanto bene esattamente? Ho imparato a leggerlo da bambino. Sai, i miei genitori hanno una biblioteca assai fornita. Quando i classici mi sono venuti a noia, ho iniziato a divorare gli scritti goblin. Potrei dirti dei titoli. Ma tanto non li capiresti. Lodgok sta aspettando. Andiamo? Certo. Devo solo verificare la pronuncia di un paio di parole importantissime. Ci vediamo direttamente lì. Ok, raggiungi Locke nei pressi dell'ingresso della miniera. Bisogna tornare da dove prima. Mille. Allora, ma qui si può uscire? No. Già, se prima un po' io sa. Vedi qua? Nada. Devi bisogna riscendere. L'unica cosa, io già che sono qui, potrei andare
a interrompere un attimo questa missione e andare a parlare con, diciamo così, facciamo, guarda, siamo qui, la interrompiamo un attimino, non seguire, e andiamo nei periferi, eccolo qui, segue la missione, individua, e così si va a parlare, si va a parlare un attimino. E qui devo arrivare, no? Qui preparazione del domestico. Quindi andiamo a parlare con lui, così si completa quella. La completiamo un attimino. Diamo una brutta notizia, dai. Ma non me lo mette la mappa? Devo uscire qui. Devo scendere. Rebellion. Ragazzo di Barbano e Babè. Niente? Sofia Flagg, se potessi, no, dedicarmi un minuto. Oh cavolo, ma perché non mi dà nella mappa? E qui io dove sono? Questa chi è? Salomana. Ma su qui vicino. Perché non me lo fa vedere? Alo Mora. Revelio. Caro professor Shaw, ti ringrazio per darti la moneta celeste della inviata, potrebbe essere la giunta perfetta. Ma non si sciaccia dentro le camere, fammi capire. Ma devo uscire da qui, anche tanto. Non pieni, devo andare a svuotare. Che piacere rivederti, mio giovane amico. Ma dov'è? Su, allora. Aspetta. Secondo me devo andare più su. Se non ci sono... Vabbè. Ma dove sto andando? Ah, eccoci. Ok, siamo un pochino persi, ma ci siamo andati. Andiamo a parlare con lui, così concludiamo appena la missione. Andiamo via, bruttissima notizia. Tic, sono stato alla grotta. Splendido. Tic spera tu abbia portato i suoi saluti a Tobbs.
Tick, mi dispiace dovertelo dire, ma Tobbs è morto. Alla fine non è riuscito a evitare i ragni. Oh, cielo! Tick temeva potesse succedere tutto solo in quella caverna. Povero Tobbs. Tick e Tobbs avevano lo stesso padrone. Quando egli morì, Tick e Tobbs furono separati. A Tick è sempre dispiaciuto che Tobbs non fosse stato assegnato a Hogwarts. Tick è fortunato a servire streghe e maghi così gentili come te. Tick sentirà molto la mancanza del suo amico e prenderà lui con la morte nel cuore. Tick, mi dispiace davvero tanto per il tuo amico. Grazie, sei molto gentile. Tick vorrebbe stare un po' da solo per pensare, se non ti dispiace. Ok, l'abbiamo completata anche questa, 180, però non ci basta per arrivare alla 22ª, però intanto abbiamo fatto qualche salto, eh? Allora, ora seguiamo la missione, continuiamo a seguire la missione principale. Chi? Ok. Ok. Leggi posta. Per favore, mi dica, raggiungi la stanza di necessità quando hai un momento. Mi ha detto che ti interessano gli animali, li potrebbe insegnare ad allevarli. Ma questa cos'è? Una cosa sì. No, no. Raggiungi Locke nei pressi dell'ingresso principale, sennò poi ragazzi non si esce più, eh. Diciamo. Continuiamo la storia principale, altrimenti veramente ci sono tantissime cose da fare in questo. Tanto ragazzi, la mia luce è minimale, non so se si vede bene, però. Ok, dai. Usciamo da qui, poi si prende il volo. Usciamo dal castello e poi prendiamo il volo. Mi spiace per Tick, ma io almeno in questo episodio volevo portare avanti la storia principale. Io non capisco dove cavolo è. Ma dov'è? Revelio. Ma dove cavolo è? Lì sopra. Vediamo se si fa anche una cappatina. Niente, sul pieno. Allora, vediamo un po' i bagni. Belleni i bagni, c'era mai stato. Non perdiamo tempo, questo chi è? Ah, aspetta. Quello c'ha l'occhio. Pa 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 pa. Alo, Mora. Certi dietro. Niente. Porca miseria. Oh, è clamorosa la cosa. Usciamo dal castello. Oh, chi si può prendere? Oh, via. Andiamo nella miniera. Vediamo se c'è la possibilità di arrivarci più velocemente, eh? Vediamo un po' nella mappa. Allora, questa. Non seguire, segui. E nella mappa c'è. E dove devo andare? Qui, eh? Questo è fantasma, no? Levare le tende, no? E dov'è che non si deve andare? E che cazzo?
Ma dov'è Ezio? È qui? Chi non parla con... Oh, cavolo, lontano. L'unico potrebbe essere questo, no? Per arrivare prima, viaggia fino a lì e poi magari si riprende la scopa per arrivare più veloci, eh? Ora, ovviamente, con questa missione dovremmo sbloccare il livello 22 per poter continuare. Ora, se non sbaglio, il gioco, per poter avere la sua totale... deve avere il 22esimo, 24 livelli dovrebbe essere l'ultimo per poterlo, quindi c'è ancora qualche cosettina da fare, cioè oltre a questa missione e quella dopo abbiamo tanto, bellissimi ragazzi, atmosfere super belle, io che vi dico, non è bello di più. Mamma mia, che grave, sono curioso di capire se ci sarà poi un seguito, un 2.0 come dico io, cioè un Hogwarts Legacy 2, e soprattutto sono curioso di arrivare a giugno, non tanto perché è estate, ma che ovviamente a me piace più dell'inverno, ma perché c'è appunto stato paventato un nuovo aggiornamento che sinceramente non so cosa potrebbe portare. Tanto il nostro Argante vola, sotto ci sono altri personaggi. Tra le altre cose abbiamo avuto un po' di difficoltà all'inizio per capire un po' le dinamiche del gioco, ma giocandoci praticamente 2 ore la settimana, spicciolo più, spicciolo meno, siamo riusciti a capirci qualcosa. Cosa hai in serbo per me questa volta? Revelio! Ho invitato un amico che parla goblinese. Prima che arrivi, forse puoi spiegarmi perché siamo qui. Certo. Sfortunatamente portare a Ranrok l'elmo di Urtkot non ha sortito in lui l'effetto sperato. Sapendo come è stato trafugato, ha ipotizzato mi fossi fatto aiutare nel recupero da una strega o da un mago. Certo. Hai detto che questo avrebbe riallacciato i rapporti fra voi due. Davvero non ti aspettavi che reagisse in questo modo? Purtroppo, quando si tratta di Ranrok, nutrire aspettative razionali è un lusso. Maledetto Gradbarb e i suoi diari. Gradbarb? Fu un antenato di Ranrok, un maestro dei metalli. Se dobbiamo lavorare assieme, tanto vale dirti tutto quanto. Di recente, Ranrok mi ha inviato a recuperare dei diari di Gradbarb scoperti da poco. In essi si parlava di depositi che un gruppo di maghi e streghe aveva chiesto a Gradbarb di costruire. Che si intende con depositi? Grandi ricettacoli fatti di metallo goblin e rinforzati con la magia. Ranrok ha reclutato vari soggetti per aiutarmi a trovarli. Dovevamo ispezionare ogni posto collegato ai 5 nomi citati nei diari. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganac e Rookwood. Il castello di Rookwood? La nostra ricerca è iniziata da lì. Ma perché a Ranrok interessano tanto questi depositi? Per quello che hanno al loro interno. Per secoli, streghe e maghi non hanno condiviso le loro conoscenze coi goblin. Ci hanno persino vietato di usare le bacchette. Così molti goblin, me compreso, cominciarono a diffidare profondamente di loro. Ranrok era convinto che i depositi contenessero un potere che la stirpe magica voleva tenere per sé. Era, o meglio, è determinato a reclamarlo per i goblin. Ma... Ecco il mio amico Amit. Meglio proseguire la conversazione più tardi. Buongiorno, signor Lodgok. È un grande onore. Parli goblinese? Oh, bagalio! Basta così. Ti prego, non dirmi che stavi tentando di parlare in goblinese. Sì. Forse la mia pronuncia non è perfetta. Immagino che alcuni dialetti differiscano da... Il problema non è la pronuncia. A malapena sembrava una lingua. Spero che tu sappia leggere il goblinese meglio di quanto non lo parli. Sì, signor Lodgok.
Niente, signore. Fortunatamente basterà che siate in grado di decifrare dei progetti, visto che io non potrò venire con voi. Eccoci. Quali progetti? E perché tu non puoi venire con noi? Dobbiamo scoprire cosa sta tramando Ranrok. Un seguace distratto potrebbe aver dimenticato dei progetti nella miniera. E io non posso venire con voi, perché c'è il rischio che qualcuno mi veda e lo riferisca a Ranrok. La cosa importante è che nessuno vi veda, né l'occhio sulla porta incantata, né qualche seguace rimasto nei paraggi. Cos'altro dobbiamo sapere sulla porta incantata? Fino a quando l'occhio potrà vedervi, la porta non si aprirà. Per entrare, dovete rendervi invisibili. Da quel che so di voi maghi, la cosa non dovrebbe essere troppo complicata. Io e Amit possiamo farcela. Aspetterò il vostro ritorno. Proviamoci. Ci vediamo presto. Allora, entriamo nella miniera, però... E facciamo così. Mi farò piano. Ma lui sarà messo trasparente. Vediamo. La porta ci guarda. Ok, non rimaniamo trasparenti, eh? Vediamo un attimino, perché così ci ha detto libri raramente il nostro amico. La realtà dei fatti. Ecco una vera miniera goblin. È ancora più grandiosa di quello che credevo. Ma sul solo? È sul solo? Ah, eh. Non riesco a credere di aver incontrato un goblin. Scopriamo il possibile e andiamocene da qui. Guarda questo montacarichi. Quanta maestria in un dispositivo così semplice. Maestria o meno, sembra l'unico modo che abbiamo per proseguire. Questi macchinari funzionano a vapore. Interessante. Ah, che luce questo. Non riesco ancora a credere di essere dentro una miniera goblin. Fidati. Ho letto così tanto di queste miniere, ma esplorarne una è tutta un'altra cosa. Taccio. Che bello, abbiamo visite. Amit, resta accanto a me. Ho affrontato nemici ben peggiori di questi. Fa nulla dell'arte. Non sono abituato a situazioni così intense. Usciremo da qui sani e salvi, Amit.
Hai la mia parola. Revelio! Qua niente, l'altro proprio. Sì, certo. Mi sento uno di quei personaggi dei libri di avventura che mi piace leggere. Diamo un'occhiata, Amit. Potrebbero esserci dei progetti qui in giro. Ci saranno dei progetti... Uno schema. Stanno costruendo qualcosa. Non riesco a capire cosa sia. Che strano. Fammi sapere se trovi degli appunti o degli schemi. Non possiamo tornare Revelio. A mani vuote. Battere non voglio combattere. È molto affascinante vedere il goblinese scritto direttamente da un goblin. Lo stile calligrafico è straordinario. Devo riuscire a capire cosa stanno costruendo qui sotto. Incendio! C'è qualcuno? Mangio! Ti prenderò. Scendi. Vedrai, posso muovermi senza fare alcun rumore. Io dove dormo? Devo scendere? Qui eravamo di anzi, qui, no? Sì. Quindi si scende di qua. Come si fa? Revelio! Riscendiamo. So dove andare. Qui io salgo e non va bene. Di qua salgo, è la stessa cosa. Revelio! Ma è la stessa cosa? Penso di sì.
si apre. Non lo so dov'è. Giusto. Meglio non farsi vedere, eh. Qui si gira a vuoto, eh. Qui siamo dove prima. Allora, con calma. Rebellion. Qui dove siamo tornati indietro? Sì. Qui torno indietro. Ragazzi, va capito, perché qui non so dove vado a rifinire. Incendio. Qui sotto. È qui dietro. Revelio. Non ce ne altri questo. Vabbè, ragazzi, diciamo che ho qualche giorno per poterlo studiare, io altrimenti dura troppo il video e diventa un problema. Cercherò di capire dove mi porta, dove devo andare per cercare il piano delle prove del piano di Rancock. Quindi, ragazzi, abbiamo non terminato, ahimè, la missione. Speravo di terminarla. Che dire, ragazzi, io direi di salutarci qui. Come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like, venerdì finiamo questa missione e vediamo se si riesce anche a fare quella dopo. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime. Ciao ragazzi.